Ci siamo, manca davvero poco alla nascita della primogenita della ex velina di Striscia la notizia Costanza Caracciolo e dell'ex bomber Bobo Vieri. La piccola è attesa per la fine novembre e ormai i futuri genitori non stanno più nella pelle, vogliono conoscere la loro bimba. Da quando ha annunciato la gravidanza, Costanza Caracciolo non ha mai smesso di aggiornare i suoi follower con foto e video del pancione. I fan, ovviamente, sono sempre stati molto felici. Ma ultimamente è successo qualcosa di davvero molto spiacevole. Prima di dirvi cosa sia successo, vi ricordiamo come è nato il loro amore? Ebbene, è successo tutto per caso. I due, infatti, si conoscevano già da 10 anni, ma solo negli ultimi anni si sono iniziati a frequentare tanto da diventare una delle coppie più chiacchierate sul web. Già quando è venuto fuori che stessero insieme, non si faceva che parlare di loro. Figuriamoci quando hanno annunciato di aspettare un bambino. Punto 28 anni, bella, sexy, bionda, occhi azzurri. Costanza Caracciolo è un vero schianto. Non solo. La Caracciolo si è sempre contraddistinta per la sua eleganza, e per la raffinatezza. Nei suoi scatti in gravidanza, è sempre apparsa bellissima e solare e tutti hanno apprezzato che la velina avesse deciso di condividere un momento così intimo e delicato per ogni donna. Ma l'ultima foto che Costanza Caracciolo ha postato in rete, ha sollevato un bel polverone. Punto la Caracciolo si è fotografata in intimo, di profilo, allo specchio. In evidenza c'è il suo pancione che ormai è diventato enorme. Ed è normale che sia così visto che ha praticamente finito il tempo. Ma qualcuno non ha gradito quella foto? La Caracciolo è stata accusata da alcuni follower di essere ingrassata troppo durante i 9 mesi. Uno dei commenti al suo scatto è il seguente. Enorme cucomero pronto a scoppiare. Ma ci sono anche parole peggiori. Qualcuno, però, per fortuna, la difende e le dice che è più bella che mai ora che è incinta. Punto ovviamente Costanza Caracciolo non ha gradito quelle parole, e ha risposto sul social giornalismo becero. Non è la prima volta che la Caracciolo risponde a tono a utenti poco delicati, o che la offendono. Ed è giusto così? Brava Costanza! La prossima notizia, che scriviamo un pezzo su di lei vogliamo che sia sul fatto che ha partorito, e non su queste cose bruttissime.